All'appoggio degli Ulivi, l'antivigilia del match Carpi Pescara, in programma lunedì con inizio alle 21, emergenza totale in difesa e a centrocampo. Campagnaro non si è allenato neanche oggi, Pilon è stato categorico, giocherà Bettella che si è sempre allenato in questi giorni, ha personalità e qualità da vendere, mi fido ciecamente di lui. Dunque Bettella, classe 2000, all'esordio assoluto di proprietà dell'Atalanta, cresciuto nell'Inter, agirà al fianco di Perrotta, problemi anche a centrocampo, soltanto tre elementi a disposizione del tecnico di Preganziol, vale a dire Crecco, Brugman e Memushai, che si è allenato regolarmente oggi. Attenzione in attacco, un fastidio all'altezza del quadricipite a fine seduta per Marras, vedremo nella seduta mattutina di domani a porte chiuse, le alternative non mancano, l'ha detto Pillon, in preallarme Antonucci e Capone, le altre due maglie sono state già assegnate, Sottile e Mancuso. Mancuso che nelle ultime 5 partite ha segnato un solo gol su rigore, partita di fondamentale rilevanza, i playoff, ha detto Pillon, tra poco lo ascolteremo, sono nelle nostre mani, dipenderà tutto da noi. Ascoltiamo dunque l'allenatore biancazzurro. Campagnaro oggi è stato fermo, valutiamo domani. Oggi è stato fermo perché si è caricato e poi Paccio, non è che si sia fatto, ma si è caricato. In questo momento è avvantaggiato Bettella perché ha fatto sempre tutti gli allenamenti, perciò giocherà a Bettella. Ha tutte le qualità per far bene, la fiducia c'è da parte di tutti, non vedo problemi da questo punto di vista. Io da questo punto sono molto tranquillo sul ragazzo. Perché lei ha avuto insomma l'idea di lanciarlo già qualche settimana fa, mi ricordo. C'avevo una mezza idea, sì, perché vedevo che era in crescita, che stava bene. Adesso è il suo momento. È difficile adesso dire quanti punti servono. Secondo me 54, 55 dovrebbero bastare, penso. Penso di sì, però è chiaro che se tu dovessi vincere lunedì metti una grande ipoteca sui playoff. Io conosco l'ambiente, so cosa andiamo incontro, so che le difficoltà della partita, so che è l'ultima possibilità per loro per avere la chance di salvarsi o per andare ai play-out, e chiaramente sarà una partita molto tosta. La squadra è tranquilla adesso? Sì, quindi, sì, sì. Da questo punto di vista ho visto molta serenità questa settimana. Siamo consapevoli di cosa andiamo incontro, perché adesso sono 4 partite e il nostro obiettivo principale è quello di arrivare ai play-off, perché sarebbe per noi una grande beffa se non riusciamo a arrivarci. Abbiamo tutto nelle nostre mani, abbiamo fatto un anno di grandi sacrifici, adesso abbiamo 4 partite e tutto sulle nostre mani, perciò è quello che è la cosa più importante adesso da cui pensare. Queste dunque le parole di Beppe Pillon, l'antivigilia di Carpi Pescara in programma lunedì con inizio alle 21, è tutto dall'appoggio, la linea può tornare a te Paolo.